L'isola dei famosi 2018, Alessia Mancini contro Rosa Perrotta, ecco il motivo. Due naufraghe sono state protagoniste dell'ennesimo litigio per colpa di un cocco. Un consueto appuntamento dedicato alla 13ª edizione del popolare reality show L'isola dei famosi 2018, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè Cancelletto Alessia Mancini e Cancelletto Rosa Perrotta, sono state protagoniste dell'ennesimo litigio. L'ex tronista e Bianca Azzei si sono riappacificate. Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras è stata caratterizzata dai toni accesi, perché Franco Terlizzi è stato accusato di essere falso, da Jonathan, e da tutti gli altri compagni d'avventura ancora in gioco, che hanno confermato l'opinione dell'esperto di moda. Invece Alessia Mancini, Elena Morali, e Rosa Perrotta, non si sono ancora chiarite, perché sono sempre più al centro di scontri e polemiche. E proprio così, purtroppo il ritorno delle due ex naufraghe dall'isola che non c'è a Playa dos, ha stravolto gli equilibri del gruppo, dato che sono riemersi gli antichi dissapori. Per fortuna c'è stato un cambiamento inaspettato, perché l'ex tronista, dopo aver chiarito con Amauriz, ha instaurato un bel rapporto con la maggior parte dei concorrenti, ma in particolar modo con la cantante Bianca Azzei. https://www.chicapres.com/image/cover/53624/isola dei famosi Alessia Mancini una vipera. Ilunga PG. Riesplode la guerra tra Rosa e Alessia. A pochi passi dalla conclusione del reality Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, Alessia Mancini dimostra di essere sempre più coerente, dato che non ha proprio intenzione di cambiare posizione nei confronti di Elena e Rosa. In particolare l'ex letterina ha attaccato la modella napoletana e Francesca Cipriani per la divisione del cocco, nello specifico secondo la moglie di Flavio Montrucchio. L'ex tronista e l'ex Stefina non hanno un atteggiamento corretto nei confronti del gruppo, perché le loro porzioni sono sempre più grandi. Riguardo a questa accusa, la fidanzata di Pietro Tartaglione ha chiesto pietà e relax ad Alessia e le ha ricordato che ormai mancano soltanto pochi giorni alla fine. È importante precisare che, al momento, non si sa se Rosa avrà modo di rimanere sull'isola per altre due settimane perché, essendo in veste di naufraga sospesa, insieme ad Elena, è in attesa di sapere quale sarà il suo destino nel corso dell'11ª puntata in onda il 3 aprile 2018, dato che soltanto una di loro due resterà ancora in gara per volere del pubblico. Per ricevere ulteriori informazioni sul programma condotto da Alessia Mancini, è consigliabile seguire il sito Blasting News, aggiornato costantemente.